Dopo praticamente quasi un mese che non stavo facendo un episodio per tanti motivi, Twitch che non mi faceva andare in live, il lavoro e il fatto che nessuno abbia risposto a volersi unire a me nell'ultima sfida di Fallout 76, ovvero andare ad ammazzare la regina degli ardenti, mi ha fatto un attimo mettere da parte il gioco. Ecco perché proverò a farla da solo. Sarà un suicidio? Molto probabilmente. Sarà divertente? Lo spero. Come potete vedere da questo video, ci siamo, ma non lo vedo io. Ecco perché non ti vedevo, sei troppo in alto. Non ci arrivo. Non arriva il colpo. L'ha lisciato, ma proprio, madonna cara, ma proprio. E infatti è andato nell'iperspazio. Non ci arrivo, non ho come colpirlo, perché sono troppo in basso e lui troppo in alto. Dio mio, ma non potevano farlo volare più in basso. A sto punto, ragazzi, io penso proprio che sia buggato, perché non riesco a colpirlo. Stiamo girando per tutta l'Appalachia nel cazzo di tentativo di tirarlo giù, ma non va giù. Guarda, l'unica cosa che posso fare adesso è seguire la traiettoria. Proviamo ad intercettarlo. È qui, ragazzi, ci siamo. Eccolo. Porca troia. No, sta scappando. Sta scappando. No. Sta andando via veloce. Non posso neanche riprenderlo. Io ti odio. Aspetta. Ti ho trovato. No. Stronzo. No, non te ne andare. Dio mio, che missione del cazzo. Guardalo che non va neanche dritto. Va a scatti. Puttana tua madre. Forse. Ti prego, targhettalo. Porca di quella. Dai. Dove sta andando? Forza super mutanti, aiutatemi voi. Siete la mia ultima speranza. Che missione del cazzo. Dov'è? Dove va? Un colpo gliel'abbiamo tirato, dai. Sta soddisfazione almeno me la son tolta. Non vi immaginate neanche che nervoso che sta salendo addosso per sta missione. Ti giuro, spero che vincano i super mutanti a questo punto. Olè, dai che ce la facciamo, ti prego. Non vi immaginate veramente. Cioè, è stata la cosa più difficile da colpire di tutto il gioco fino ad ora. È stata la missione. Ok, in mezzo ai super mutanti l'ha lanciato. Perfetto. Grazie dell'aiuto, super mutanti, veramente, vi lascio vivere. Credetemi che vi avrei lasciati vivere tutti quanti. Tutti. Non vi avrei fatto neanche del male. Perfetto. Perfetto. Prendi tutto. Prendi tutto e vattene. Ho già recuperato un pezzo per poter lanciare il missile. Oggi continuiamo la ricerca di quei pezzi. Ed eccomi qua, mio caro amico robotico. Cerchiamo il codice alfa. Richiesta elaborata. Ricerca della parte del codice all'interno dell'area indicata. Perfetto, grazie. Nascondino esplosivo, là. Bel nome. Allora, dobbiamo ricercare. Buongiorno, eh. Neanche spawnati e già appaiono i nemici. Oh merda, un Wendigo. No. Ho sbagliato tasto. Merda. Allora, con calma. Ecco fatto. Tutto sistemato, come al solito. Dicevamo, dobbiamo ricercare la parte di codice all'interno dell'area. È un po' vaga come cosa, no?
ha fornito la posizione approssimativa. Grazie, Modus. Sempre approssimativo, mi raccomando. Ah, parte del codice del silo. Beh, è andata bene, no? È stato facile. Ah, hai ottenuto una parte del codice. Siamo certi che in questo momento il custode si trovi in un posto migliore. Spappolato per terra, sì. Altre parti del codice. Torna pure al White Spring. Ti aiuteremo a trovarle. Mm. Se questo era l'ultimo, beh, non vediamo l'ora di assistere ai fuochi d'artificio. Magari fosse stato l'ultimo, a saperlo le attivavo tutte e tre assieme, no? Cioè, quindi aspetta un secondo. Questi ghoul che ho sempre cercato, anzi che ho sempre trovato in giro, che avevano sto codice, era il codice per attivare la missione finale? Per tutto questo tempo io ho sempre avuto i codici per le mani? Wow! Però credo che sia l'ultimo a questo punto, scusami un attimo. Io per sicurezza andrei a chiedere anche gli altri. Anche se in realtà il gioco mi fa andare direttamente da un'altra parte. Quindi vuol dire che tutte quelle che ho trovato fino adesso valgono... Vabbè, ha più o meno un senso logico in realtà. In realtà no, non ce l'ha perché da quello che mi avevate detto... Ogni tot i codici cambiavano, quindi anche se ce li ho già da prima... Boh, non lo so, guarda, va bene. Va bene così. Arrivato a un certo punto, smetto di fare domande e accetto quel che viene. Benissimo, dentro... Mamma Dolces! Dobbiamo trovare le informazioni della crittografia. Allora, devo scendere qua sotto. Ma come faccio a scendere? Però ho trovato una scheda identificativa. Va bene, meglio di nulla. Devo trovare un modo per scendere. O forse più semplicemente era fuori, giusto? Ovviamente. Ah, aspetta, ecco, dentro il tubo, immaginavo. Ah, c'era un portello. E chi l'aveva visto? Stavo cercando magari un buco io. Un buco per entrare. Porca troia. E il bello è che ti ho anche visto, Ti ho anche visto, ho detto... E qua mi servirà la scheda d'accesso, vero? Perfetto, meno male che l'avevamo appena trovata. Abbassiamoci, che non si sa mai cosa possiamo trovare. Io continuo a pensare che cercare di uccidere la regina degli ardenti in solo sarà un vero suicidio per me. Pronto? C'è nessuno? Chi è? Ma porca... Mi mancavano le torrette. Allora, secondo me la zona da controllare è questa. Facile a dirsi, valla a cercare quello che dobbiamo trovare. Forse dentro qui? No, smaltimento rifiuti. E invece, guarda che forse in realtà è quello giusto. Checkpoint creato. Lancio una bomba atomica. Bene, siamo arrivati a questo punto allora. Però credo che siccome non c'è un obiettivo sulla mappa, a me servano le altre parti del codice. Quello che ci avevano i ghoul morti. Proviamo a chiedere al computer le altre parti del codice. Proviamo questo. No, aspetta, mi serve anche l'altro. Me ne fa fare solo una alla volta. Ma che stronzata. Sento il rumore del ghoul. Ma quello che cos'è? Gli striscianti della nebbia luminosi. Eccolo là, l'ho visto. Però vorrei evitare mi sa che evitarli sarà la parte difficile di questa missione. Allora, le possibilità sono: o vado lì, lo ammazzo e corro via, o cerco di combatterli. Eccoli là, mi hanno già visto. Si è teletrasportato. Meno male che la vostra intelligenza artificiale non è così avanzata. Scherzavo? Cioè, almeno, la vostra intelligenza artificiale non è avanzata. I vostri artigli sono lunghi. Dai! Vienimi a prendere, forza! Bravo! Bravo lui! Ti sento ma non ti vedo, amico. Ah, è morto, eccolo qua, ciao. Perfetto. Un'altra parte del codice ce l'abbiamo.
E ora proviamo anche con l'ultimo codice, vediamo se si sblocca qualcosa. Codice Charlie. Grazie. Ah, ho capito dove siamo. Ogni volta finiamo qui, santo cielo. Anche l'altra volta con quell'altra missione siamo finiti qua. Sto mitra è buono, ma c'ha una mira di merda. Uff, lo sapevo che c'era un Wendigo. Lo sapevo che c'era il Wendigo qua. Sarà morto? No, ce ne sono... Ah no, quello è un ghoul. Sembrava un Wendigo, detto sinceramente. E dai, fatti un po' sparare, su. Merda, finito le munizioni. Sto mitra è fantastico, ma c'ha sto rinculo incredibile. E il Wendigo è andato. Lo sento, non è lontano. Lo so che sei qua, è inutile che mi sfuggi. Eccolo qua, perfetto. Ah, sono caduto dall'altra parte della siepe. Oh. E anche l'ultimo pezzo di codice ce l'abbiamo. E ora che dobbiamo fare? Non capisco cosa sbaglio. Abbiamo tutti i codici e non ho più obiettivi, ma sulla mappa non esce nulla. Stavo facendo caso a una cosa. Sito Charlie è qui. Sito Alpha è qui. E il sito Bravo... Boh, sarà da qualche altra parte, immagino. Visto che abbiamo il codice, proviamo ad andare al sito Alpha. Vediamo cosa succede. Eccoci qua, al sito Alpha. Aspetta, ah, ora mi... Oh, oi, quello yagwai è idrofobo, stammi lontano. Me lo ricordo qui. Qui ci abbiamo trovato, come avevo detto una volta, la cassa del sovrintendente. E ho detto, ma qui c'è un ascensore. Avevo detto, qui c'è un ascensore. E mi sono detto, secondo me siamo in una zona importante. Accesso negato. Ovviamente accesso negato. Impianto in corso. Attendere la conclusione del blocco. Sì, certo. Ok, abbiamo trovato il sito Alpha, ma questo non ha risposto alla mia domanda. Non ho idea di cosa devo fare. Non ho idea.